in collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno Tonale, Val di Fiemme. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport e del turismo. Puntata questa tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernali. Parleremo della 18ª edizione del Tour de Ski qui dalla bellissima Val del Fiemme. Il Tour de Ski è un giro itinerante di sci di fondo fra l'Alto Adige e la Svizzera e tappa conclusiva come da ben 18 anni qui nella bellissima Val di Fiemme. Val di Fiemme che ha ben 3 edizioni di campionati mondiali di sci nordico, 91, 2003, 2013, ospiterà nel 2026 le tappe di sci nordico delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il nome giusto infatti sarebbe Milano Trentino Cortina 2026, perché ben il 32% delle medaglie delle Olimpiadi vengono assegnate proprio qui nella bellissima Val di Fiemme. Un evento importante, il Tour de Ski, che è un gentile prologo di tutta la stagione della Coppa del Mondo, l'evento più importante perché quest'anno non ci sono appunto Olimpiadi invernali e non ci sono campionati mondiali. Vediamo il resoconto completo di questo importante evento, 18ª edizione del Tour de Ski qui dalla bellissima Val di Fiemme. Sciate con noi. Ok, now from the beginning. Hit it, boys. La Val di Fiemme ha assunto l'onere e l'onore per la 18ª volta in 18 edizioni di ospitare il gran finale del Coop Fish Tour de Ski il 6 e il 7 di gennaio 2024 con l'incoronazione del vincitore sull'Alpe del Cermis. Si è vissuto questo grande evento. Prima, il sabato, allo stadio del fondo di Lago di Tesoro ha preso via la Mastar 15 km tecnica classica maschile e femminile. Nel 2023 l'azzurro Francesco De Fabiani, assente in questa edizione 2024, ha regalato all'Italia Sportiva un emozionante terzo posto. Sotto una fitta nevicata si disputa la 18ª edizione del Tour de Ski. Ne parliamo con Piero De Godens, che è il presidente del comitato Nord Ski Val di Fiemme, la società che organizza tutte le gare di sci di fondo, le più importanti qui nella Visa Val di Fiemme. Una scommessa 18 anni fa che è diventata maggiorenne, una scommessa vinta come i 3 mondiali che avete organizzato qui nella Visa Val di Fiemme 91, 2003, 2013, come le Olimpiadi che verranno qui nel 2026. Una grande soddisfazione, Piero, questo Tour de Ski. Ma sicuramente una soddisfazione per i risultati che sta portando. È l'evento o uno degli eventi più importanti dal punto di vista televisivo. Del 21, che è stato l'anno record, siamo arrivati a 334 milioni di telespettatori, quindi questo è un risultato unico. Questa formula che tra l'altro possiamo dire abbiamo la proposta Jurka Paul, l'abbiamo ragionata anche un po' assieme, perché andavamo insieme in cabinovia quando ha detto ma si potrebbe, sicuramente è una formula vincente a tappe, quindi come i grandi giri, il Giro d'Italia, Tour de France.
quindi molto di effetto in un periodo in cui la gente è in vacanza, quindi riesce a vederlo, e sicuramente anche toccando almeno tre o quattro diversi stati. Quindi sicuramente l'evento più importante dal punto di vista dello sci nordico, ma direi anche dello sci in generale. Quindi noi soddisfatti per aver aderito da subito a questa idea e a questo progetto. Siamo l'unica località che ha fatto tutte le finali, ma anche dove si è svolto sempre tutti gli anni il Tour de Ski, e anche per i risultati dal punto di vista della visibilità, perché alla fine i mercati che fanno numeri o le nazioni che fanno numeri sono quelle che diciamo sono i nostri clienti dal punto di vista turistico. Abbiamo la Polonia, domani ci sarà nella rampa dei campioni Justyna Kowalczyk, che ha vinto il Tour de Ski per quattro volte, la Repubblica Ceca con Katerina Neumannova e Bauer, che hanno vinto anche loro il Tour de Ski, la Germania, vediamo oggi che nelle prime 10 ragazze 3 sono tedesche, quindi sicuramente anche da questo punto di vista, senza dimenticare ovviamente la Scandinavia, abbiamo dei numeri veramente interessanti e delle nazioni che giocano molto bene a nostro favore. Il paradiso lo ci diffonde lo stadio qui a Lago di Tesero, ma la formula vincente, il jolly che avete tirato fuori, è la salita della Olimpia 3 del Cermis, una bellissima pista da discesa, perché lo ricordiamo, la Val di Fiemme è anche sci alpino con Pampeago, l'Alpelusa Bellamonte e il Cermis, e il successo è stato fare questa Olimpia 3 all'incontrario, salendo una pista da sci alpino. All'inizio qualcuno storceva il naso, adesso è quella della domenica pomeriggio la gara più vista, la gara più bella, la gara più seguita, la gara più sentita. Ma diciamo che la Val di Fiemme è soprattutto sci alpino, diciamo che la Coppa del Mondo è servita e serve per internazionalizzare la nostra clientela e per rafforzare in certi stati la nostra visibilità. Sicuramente per noi il turismo è sci alpino e lo sci da fondo è soprattutto la parte agonistica. Direi che Lago è diventato, e Predazzo sono diventati, centri di riferimento anche della federazione. Qui con le Olimpiadi andremo a costruire il centro federale a tutto tondo, veramente un centro importante sia dal punto di vista della preparazione degli sci, quindi collaboratorio per tutte le discipline qui a Lago di Tesero, e anche ovviamente per la preparazione con le due piste, una che verrà realizzata per le Olimpiadi da Schirola a Lago di Tesero e quella del Lavazze. Biathlon, fondo, salto combinata, quindi veramente tutto il nordico può essere perfezionalizzato con l'aiuto anche del CERISM e dell'università, quindi anche con degli aiuti scientifici e dopo col grande aiuto delle due scuole militari, la scuola alpina della Guardia di Finanza e della Polizia di Moena. Quindi veramente gli elementi ci sono tutti, grandi atleti, tanti campioni, tanti tecnici, tanto pubblico e tantissimi volontari che hanno ancora voglia di mettersi in gioco per seguire i tre grandi eventi, io direi, perché c'è la Coppa del Mondo, ma c'è Marcialonga, che forse è la mamma di tutti gli eventi che si sono svolti in Val di Fiemme, e lo Skiri Ski Trophy o ex Trofeo Topolino, che di fatto è il campionato del mondo dei bambini. Bella la presentazione di Piero De Gonens, e il nostro microfono Jurka Pol, ex membro della FIS, Federazione Internazionale dello Sci. L'idea del Tour de Ski è nato proprio da lui. Jur, com'è nata l'idea del Tour de Ski e poi la salita dell'Olimpia 3 del Cermis? Una grande iniziativa, 18 anni fa hai avuto questa idea, anzi 20 anni fa hai avuto questa idea, e sarai contento dei risultati, una grande manifestazione. Sì, tu sai, ho cominciato di lavorare per la FIS nel 2003 e dopo un anno ho detto abbiamo bisogno ci di fondo qualcosa extra, qualcosa, un highlight se vuoi. E ho trovato il mio amico Vegard Ulvang alla sua casa, abbiamo fatto un sauna
e questa sauna abbiamo trovato che dobbiamo fare il tour de ski. E dopo ho parlato con qualche organizzazione che fanno il Coppa del Mondo, e una che ha parlato prima è stato Val di Fieme. E qui abbiamo trovato che soluzione, che gara potremmo farlo. Saputo che mondiale abbiamo fatto, allora tutte le discipline che potremmo farlo. E l'idea è venuta quando sono stato qui al 2005, primavera, ho visto che c'è quella discesa che va verso Cavalese, se vuoi, e ho detto abbiamo qualcosa di speciale perché il Tour de France c'è Alpe d'Huez o qualcosa così. Angelo Corradini, Piero e io ho fatto un appro alla stazione meta e io ho parlato la prima volta con lui che facciamo l'arrivo qui. Ma ho detto forse costa un po' perché ha bisogno di due arrivi, e loro hanno detto dopo due appro hanno detto facciamo. Dopo abbiamo fatto la discesa in sci alpino e ho domandato per che cosa penso. E lui mi ha detto ha fatto la discesa, allora loro possono fare la salita. Le persone che non neanche fare qualcosa in sci di fondo sanno che c'è esiste. E quella è stata l'idea di fare qualcosa per comunicare, e abbiamo ricevuto abbastanza bene, per senso anche dopo 18 anni va ancora abbastanza bene. Grazie a Jurka Pal, e proseguiamo a conoscere gli amici del Tour de Ski dopo The Godens e Jurka Pal. Seguiamo i partner importanti di questa manifestazione, la Coop e la famosa marca di formaggi svizzera Gruyère. Sono tanti i partner economici che si sono legati al Tour de Ski 18ª edizione. Uno dei più importanti sono le famose cooperative, la Coop italiana assieme alla Coop norvegese. Colui che ha voluto questo legame oltre 10 anni fa è il past president Vincenzo Tassinari. Ha visto lungo, presidente Tassinari, 10 anni fa a volere questo accordo, giusto? Sì, sicuramente è una cosa molto bella perché unisce i valori della cooperazione a livello europeo, non solo italiano. Poi sono 30 anni che celebriamo proprio quest'anno l'alleanza con il SAIT, la famiglia cooperativa. Quindi un'amicizia trentennale, molto utile, ma anche di grande amicizia. E questo è molto importante dal punto di vista cooperativo e sociale. Con la Coop Norvegia abbiamo un'affinità di valori, facciamo lo stesso lavoro e credo che lo sport, ecco, questa iniziativa sportiva possa accomunarci anche per uno sviluppo futuro. Il Tour de Ski è una grande promozione per le aziende che amano la montagna, la neve, gli sport invernali come la Gruyère, formaggio tipico svizzero. Andrea, come mai seguite il Tour de Ski? Una grande promozione, è un grande modo per conoscere il vostro formaggio che anche è conosciuto in tutto il mondo. Assolutamente sì, noi siamo a fianco del Tour de Ski da ormai tanti anni, sponsorizziamo e appoggiamo questa manifestazione. E tra l'altro vi inviterei tutti quanti ad assaggiare i nostri formaggi che sono l'eccellenza del formaggio svizzero. In questo caso abbiamo due tipologie di formaggi, se volete venire a trovarci vi riempiamo anche di gadget, tanta simpatia, tanto buon gusto. Allora abbiamo il Gruyère 10 mesi, stagionatura media, e il Gruyère 14 mesi. È una zona della Svizzera che si trova tra Losanna e Berna. Che molti confondono col famoso formaggio con i buchi, ma questo invece è differente e vi invito a venire a assaggiarli. Interessanti le parole dei partner del Tour de Ski, ed ora andiamo a conoscere la storia millenaria della Val di Fieme con chi? Lo scario della magnifica comunità della Val di Fieme, Mauro Gilmozzi. Lo scario è una parola di origine longobarda, il responsabile del territorio. Qui c'è veramente una democrazia che ha una storia millenaria. E poi il capo dei responsabili, dei volontari, Mauro De Zulè. La
La Val di Fiemme è una realtà montana molto importante che copre tutti i fenomeni legati al mondo della neve, degli sport invernali, della montagna. Tre importanti schiare: Cermis, Pampeago, Alpelusia, Bellamonte, 60 km di piste, paradiso dello sci di fondo con tre mondiali e le Olimpiadi 2026, a grandi realtà economiche legate al territorio che danno da lavoro, che producono economia, ma la peculiarità più importante, almeno questo è il mio punto di vista, che da oltre 1000 anni la Val di Fiemme si governa da sola. Cosa vuol dire? Ne parliamo con Mauro Gilmozzi, che è lo scari. Lo scari che è un termine longobardo che vuol dire colui che diciamo presiede il territorio, giusto? Ho detto oltre 1000 anni, la Val di Fiemme si governa da tanti anni, quando c'erano tempi difficili. Com'è la vostra situazione, Mauro? Allora, diciamo che la magnifica comunità di Fiemme oggi è un demanio collettivo molto importante, sicuramente è il più grande delle Alpi, conta 20.000 ettari di territorio, 13.000 ettari di boschi, 5.000 circa di pascoli, e il resto sono acque, nude rocce, montagne, insomma. Quindi il governo di un territorio così vasto e così anche diversificato è estremamente complesso, insomma, anche al giorno d'oggi. Tuttavia, se la Val di Fiemme, i vicini della Val di Fiemme, che sono sostanzialmente tutti gli abitanti della valle, hanno questa peculiarità, è perché qualcuno nel tempo l'ha mantenuta. E quindi abbiamo una storia di più di 1000 anni, perché nel 1111 la Val di Fiemme, anzi la magnifica comunità di Fiemme, è stata riconosciuta, il che significa che esisteva anche precedentemente. Lo stesso termine scario, che viene da origini giuridiche, diremo così, longobarde, dimostra, no, che questa storia è molto più lunga, risale addirittura ai reti, insomma, quindi a tempi molto antichi. E diciamo che però l'autogoverno del territorio, che oggi è ovviamente dal punto di vista pubblico passato ai comuni, ma che a noi resta in termini ambientali nella fetta più importante, è chiaramente quello che ha costruito una cultura della gestione della montagna, e quindi è il contesto nel quale la gente si è confrontata con la neve, si è confrontata con la modernità, con i nuovi sport, soprattutto l'associazionismo, la capacità di stare insieme è quella che contraddistingue questa valle, e che è quella che poi ha permesso non solo di sviluppare attività sportive che hanno portato grandi campioni all'eccellenza negli sport nordici, ma di sviluppare anche lo sci alpino e tutt'oggi, insomma, di sostenere manifestazioni come queste, che se non ci fosse questo spirito di comunità evidentemente non starebbero in piedi. In effetti il volontariato è la vostra forza predominante. Qui in questi 1000 anni infatti vi siete autogovernati da soli, non ci sono stati né principi, né conti, né baroni, né signorie, insomma, come era nel Medioevo, come era in tutta Italia nel tempi passati. Voi siete autosufficienti e siete autogovernativi da solo, partendo dalla base, appunto, da oltre 1000 anni, e questo è un vostro cavallo di battaglia. Diciamo che noi siamo più che altro una democrazia di governo, perché è dal 1111, anche prima, che non c'è nessuno che governi i processi se non chi viene eletto dal popolo, e quindi ogni regola che forma la comunità elegge il suo regolano, e i regolani insieme sono 11 e eleggono il presidente, cioè lo scario, che in questo caso sono io, ma questo succede da più di 1000 anni. Quindi qua sono passati sicuramente principi, sono passati i romani, i reti, insomma è passato un po' di tutto, ma la peculiarità della valle è quella di aver sempre garantito una gestione democratica e partecipata con la propria popolazione del suo futuro. Questa è la grande peculiarità. Noi ci vantiamo di non avere castelli, ed è vero, ma soprattutto ci vantiamo di essere stata una democrazia prima della Magna Carta. Con lo scario Gilmozzi abbiamo capito la realtà e la forza della Val di Fiemme, una comunità che si governa da sole da oltre 1000 anni. Abbiamo capito il perché questa valle è così avanti, e la forza di questa valle sono i volontari che presiedono i tanti eventi sportivi che vengono fatti qui nel territorio. Siamo con Mauro De Zulian, che è il capo dei volontari. Tour de Ski solo 200 volontari, che sono già tanti, ma nelle Olimpiadi si prevede qualche migliaio di volontari. Perché c'è voglia
tanta voglia fra i vostri abitanti del territorio a essere un volontario e il sentirsi parte di un evento, è parte della comunità, della magnifica comunità della Val di Fiemme, Mauro. Ma sai, bisogna partire da lontano, no? Ancora gli anni 70 quando è nata la Marcia Longa. La Marcia Longa è stata un po' quello che ha promosso tutta la cultura del volontariato che abbiamo qua fra la gente. Quindi da lì in avanti, poi con le gare di Coppa del Mondo, con i mondiali, tre mondiali, e quindi la Val di Fiemme sappiamo che è la culla dello sci di fondo, ma è diventata anche la culla del volontariato, perché effettivamente la gente è sempre disponibile per venire a collaborare con noi. In occasione delle gare di oggi e domani abbiamo 500 volontari, no? Normalmente quando c'è poi i trampolini, combinata nordica, arriviamo a averne 700-800. Ai mondiali, che ne abbiamo fatti tre, eravamo arrivati a 1500 volontari. Per le Olimpiadi è stato previsto che arriveremo a 3000. Ecco. Ci fa piacere perché qui già pensate alle Olimpiadi quanta gente verrà a collaborare. Nelle altre parti d'Italia, sono le Olimpiadi, vanno ancora a partire quei lavori, quindi c'è distanza di anni luce. E come fai tu, Mauro, che sei il capo di questi volontari, a gestire queste centinaia, anche migliaia di persone? Non deve essere facile. No, siamo strutturati bene perché abbiamo, in occasione dei mondiali, abbiamo circa una settantina di servizi. Ogni servizio c'è un caposervizio che si gestisce il suo gruppo. Normalmente anche per l'arruolamento dei volontari tendiamo sempre di dare la preferenza a quelli che sceglie lui, che li conosce i pregi e i difetti della persona, e allora si formano i gruppi, e fino adesso è stata un'arma vincente nel reclutamento. In effetti tre mondiali non è da tutti, le Olimpiadi anche per me è un errore, perché dicono Olimpiadi Milano-Cortina, dovrebbe essere Milano-Trentino-Cortina, visto che qua ci saranno il 30% di medaglie, quindi doveva essere un'aggiunta Trentino assieme a Milano-Cortina. Lo so, anche noi all'inizio eravamo dispiaciuti perché insomma Fiemme ci interessava vero, però la scelta è stata ad alti livelli e noi abbiamo dovuto soccombere su quell'aspetto là. Però insomma, già tanto avere tutte queste gare, appunto il 32-33% delle gare totali sono qui in Val di Fiemme, perché ricordo che ci sono anche le Paralimpiadi, che non è da poco nemmeno quello, perché di biathlon, no? E che sarà un'avventura non indifferente quella, perché è molto più difficile gestire un'organizzazione di quel genere. Sotto una abbondante nevicata incontriamo il nuovo assessore allo sport della provincia autonoma di Trento, la dottoressa Francesca Gerosa. Un grande evento bagnato da una bellissima nevicata, l'utile e il dilettevole veramente qui in Val di Fiemme per un grande evento. Assessore. Sì, beh, finalmente è arrivata la neve, quasi a incoronare questa bellissima manifestazione, questa bellissima gara internazionale. È la terza tappa, possiamo dire che la Val di Fiemme ha sempre fatto parte in 18 edizioni delle tappe, di una delle tappe, e quindi è una costante. Il Trentino ancora una volta al centro di gare internazionali, noi non possiamo che esserne estremamente orgogliosi. Un Trentino che vive di sport tutto l'anno, Coppa del Mondo a Campiglio, ciclocross sulla neve a Vermiglio, Tour de Ski sci di fondo, poi tanti eventi estivi, Giro d'Italia, non solo. Un Trentino che ha abbinato intelligentemente tra i primi sport e turismo, è un'unione unica. Sì, certamente il Trentino si presta allo sport 12 mesi su 12 e devo dire che poi in Trentino siamo anche bravi a valorizzare lo sport in ogni stagione. Lo sport è grandi eventi, lo sport è turismo, diciamo però che lo sport è anche tanto altro. Ci sono tantissime associazioni che dedicate allo sport in Trentino, con migliaia e migliaia di sportivi, di sport più conosciuti, di sport considerati minori, quindi diciamo che lo sport per noi è vita. Sotto una fitta nevicata cala il sipario sulla prima giornata del Tour de Ski qui a Lago di Tesoro, vittoria
svedese con la Svan, tre atlete svedesi nelle prime quattro posizioni, prima l'italiana Caterina Vance 25esima, in campo maschile vittoria norvegese con Valnes, quindi una grande giornata di sport, però la conclusione è tutta nella giornata di domenica con la mitica salita dell'Alpe del Cermis. Ne parleremo nella prossima puntata di Sportador.tv, il canale televisivo tutto dedicato allo sport e al turismo. Ciao e alla prossima occasione, sempre per parlare di sci di fondo, Tour de Ski, qui dalla bellissima Val di Fiemme in Trentino. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio. Sentire la neve che scricchiola, questo per me è il vero inverno. Il vero inverno è quando non fai mai la stessa discesa, non fai mai la stessa curva, non fai mai lo stesso salto. L'inverno, quello vero, è qui e ti aspetta. Respira, sei in Trentino. Road to Fiemme 2026. Ponte di legno, tonale. Funivie Folgarida e Marileva. Salice, fatti di sport. Paganella Ski. Red Elk, Advanced Comfort Apparel. Collaborazione con Funivie Folgarida e Marileva, Paganella Ski, Peio,